Programma ricco che cresce anche rispetto allo scorso anno, sia in termini di qualità che in termini di numero di manifestazioni. È chiaro che fino ad oggi abbiamo avuto la Coppa Interamnia, i concerti di Bollani, Diodato, la nona di Beethoven, quindi che comunque hanno avviato questo percorso. Oggi presentiamo agosto e settembre con degli eventi molto importanti, perché Venditti De Gregori comunque ci permetterà di avere due grandissimi artisti e un allestimento su Piazza Martiri che non abbiamo probabilmente mai visto, Carmen Consoli, di Aprire la Classe a cura della Regione Abruzzo e tanti altri piccoli eventi già 35 in questi due mesi, che in qualche modo cercheranno di offrire a tutti gli utenti e a tutte le età delle manifestazioni da seguire. Cerchiamo solo di offrire dei momenti di cultura alta alla città, cercando di generare anche economia per la città, perché ogni euro investito in eventi e manifestazioni sappiamo che poi produce 4 volte, 5 volte tanto, quindi anche questa è la nostra direzione. Nello specifico posti a disposizione e costi dei due concerti? Allora, il concerto di Carmen Consoli avrà un costo di 9 euro più prevendita e saranno 1000 i posti a disposizione. Il concerto di Venditti De Gregori avrà 3000 posti a disposizione e saranno biglietti a partire da 50 euro. Ecco, questo è soprattutto il taglio più importante che abbiamo fatto, perché sono eventi che in genere costano anche oltre le 100 euro il costo biglietto.